In questa lezione parleremo dei preventivi d'impianto. I preventivi d'impianto rappresentano la previsione dei ricavi, dei costi, degli investimenti, dei finanziamenti che un soggetto che vuole aprire un'impresa dovrà quindi sostenere. La prima cosa da fare è capire come comporre le proprie fonti di finanziamento. Naturalmente il finanziamento deve essere prevalente quello di capitale proprio, ovvero il capitale proprio, il capitale di rischio, gli apporti dell'imprenditore devono prevalere rispetto al capitale di terzi, ovvero il capitale preso a prestito. Essere un imprenditore, essere quindi proprietario dell'impresa, vuol dire sostenere anche il rischio. Essere un finanziatore dell'impresa significa ottenere una remunerazione periodica a fronte quindi del capitale che è stato vincolato in un investimento. Le due cose sono completamente diverse e anche gli approcci alla gestione dell'azienda sono completamente diversi. Colui che apporta il capitale proprio partecipa alla gestione e al rischio di impresa e quindi potrà avere un plus valore dato quindi dall'utile, dal profitto e al contrario invece di un finanziatore che non avrà questo plus valore ma avrà semplicemente i frutti dell'investimento, otterrà i frutti dell'investimento dati quindi da un determinato tasso di interesse. Se ci spostiamo invece nella correlazione tra fonti e impieghi, allora anche gli impieghi, investimenti, dovranno essere finanziati in modo equilibrato quando i beni a lungo ciclo di utilizzo, ovvero le immobilizzazioni, vengono coperte o da capitale proprio o da debiti a medio-lungo termine, proprio perché rilasciano le immobilizzazioni il loro valore nel tempo in modo graduale e quindi deve esserci una correlazione con dei finanziamenti o degli apporti di capitale proprio che sono a lungo rimborso. Il capitale proprio in realtà non è mai rimborsato e quindi comunque chi apporta capitale proprio spera che la sua azienda possa avere una lunga vita. Chi finanzia con debiti a medio lungo è perché vorrà vincolare per molto tempo il proprio capitale. Questi due elementi sono adatti per finanziare beni a lungo ciclo di utilizzo soggetti ad ammortamento, che sono le immobilizzazioni. I debiti a breve invece saranno adatti a coprire beni a breve ciclo di utilizzo, ovvero l'attivo corrente. Come vedremo, infatti, questi due elementi si parlano e devono essere tra loro correlati. L'altro equilibrio, invece, l'altro aspetto che vedremo nei preventivi di impianto è la dimensione economica della gestione dell'avvio di un'impresa. Il conto economico rappresenta il risultato di una gestione che può essere virtuosa o meno virtuosa nell'arco temporale di un anno. Il conto economico è infatti una previsione di quelli che saranno i flussi di ricavi e di costi all'interno di un esercizio amministrativo che spesso coincide con l'anno. I costi potranno essere costi vivi, quindi caratterizzati da uscite, che sono i costi monetari, ma anche costi che non hanno una uscita finanziaria immediata o non sono caratterizzati da una uscita finanziaria, proprio perché sono o degli accantonamenti oppure riguardano la procedura contabile dell'ammortamento. Quindi l'ammortamento non genera un'uscita finanziaria, ma fa diminuire il valore, il costo storico, il valore originario del bene che abbiamo indicato nello stato patrimoniale, nella situazione patrimoniale. Il preventivo economico tiene conto di entrambe le tipologie di costi.
costi, proprio perché è un conto economico previsionale. La differenza tra ricavi meno costi dà il risultato economico. L'equilibrio dell'azienda noi potremmo riassumerlo sotto tre grandi aspetti: l'aspetto patrimoniale, ovvero anche strutturale, in cui abbiamo fonti e impieghi tra loro coordinati e con la tipologia, la composizione delle fonti che fa prevalere le fonti di capitale proprio. L'equilibrio finanziario vuol dire cercare di ottimizzare le entrate e le uscite di un'azienda, in particolare analizzando quella che è la gestione della liquidità, ovvero dei flussi monetari. L'equilibrio reddituale invece rappresenta la capacità dell'impresa di generare valore, il valore però inteso come valore autogenerato proprio dalla gestione, e questo valore si chiama risultato economico. Il fabbisogno finanziario, quindi iniziale, di un'impresa si può riassumere con un preventivo di partenza, che è il preventivo tecnico. Il preventivo tecnico significa che l'imprenditore, nel preventivo tecnico, indica quali sono le immobilizzazioni da utilizzare, che prevede di utilizzare nella propria gestione, quindi le investimenti iniziali che possono avviare il motore dell'azienda, indicando anche la quota, quindi di ammortamento, e che deve essere quindi calcolata proprio per inserirla nel preventivo economico. Andiamo avanti e guardiamo un esempio di preventivo economico. In questo caso si parla di Magliette, un'impresa che compra e commercializza quindi t-shirt. Abbiamo Magliette con dei gadget che costituiscono gli altri ricavi, questi sono il fatturato. Qui abbiamo i diversi costi e il risultato economico, quindi previsto alla fine del primo anno, è di 10.800 euro. Ora, il preventivo tecnico e il preventivo economico ci permettono di arrivare a quelli che diciamo sono le procedure, gli step per determinare il preventivo finanziario. Per fare questo abbiamo bisogno di dividere i costi monetari dai costi non monetari. I costi non monetari non danno luogo a uscito di denaro. I costi invece non monetari, quindi costi che non danno luogo a uscite di denaro, sono l'ammortamento e gli accantonamenti. Invece i costi monetari danno luogo ad uscite di denaro. Naturalmente questo ci interessa perché l'elemento costi monetari verrà poi utilizzato per calcolare la velocità, diciamo, di rinnovo dei capitale circolante, che ci serve per capire quanti sono i capitali che ci servono per avviare la gestione anche del capitale circolante. L'altro elemento fondamentale è stabilire la durata del ciclo monetario. Che cos'è il ciclo monetario? È il tempo intercorrente tra gli esborsi relativi all'acquisizione dei fattori produttivi a veloce ciclo di utilizzo e la riscossione dei ricavi che derivano dalla vendita dei beni. Quindi, in base a quello che è praticamente il ciclo di entrate e uscite, io posso fare la differenza tra, ad esempio, il tempo medio di pagamento ai fornitori, che può essere ad esempio di 100 giorni, e il tempo medio di riscossione delle entrate dei clienti, che può essere 40 giorni.
la differenza tra 100 meno 40 mi dà 60 giorni. Questi 60 giorni rappresentano il ciclo monetario. Cosa troviamo se dividiamo l'anno diviso i giorni, la durata del ciclo monetario? Trovo quella che si chiama tasso velocità di rinnovo del processo produttivo, in particolare dei beni a breve ciclo di utilizzo. Facendo quindi i costi monetari diviso la velocità di rinnovo del processo produttivo, io come ultimo step troverò il fabbisogno monetario iniziale di capitale circolante, che mi permetterà di generare un utile di 10.800 euro del conto economico, che mi permetterà di generare quei ricavi. Ora chiudiamo il cerchio con l'assemblaggio praticamente di tutti i vari elementi che abbiamo raccolto. Avevamo immobilizzazioni previste per 50.000 euro, un fabbisogno iniziale di attivo circolante di 7.950, ipotizziamo ulteriori disponibilità liquide per 800 euro per tenere, comunque avere una base di liquidità, calcolo il totale degli impieghi e da questo io capisco qual è il mio fabbisogno totale. 58.750 euro è il mio fabbisogno totale. Premessa, gli 800 euro sono un'ipotesi. Io posso anche ipotizzare di voler tenere più disponibilità liquide, ma essendo un'impresa in fase di startup è evidente che è più coerente che prevalgano le immobilizzazioni e poi a seguire l'attivo circolante, proprio perché si parla di investimenti iniziali. Le fonti saranno quindi regolate in base a quella che è il mio fabbisogno totale. Naturalmente non dimentichiamoci quello che è stato detto all'inizio della lezione, ovvero il capitale proprio deve essere sempre comunque preponderante o uguale al capitale di terzi, altrimenti l'azienda non è più di proprietà dell'imprenditore, ma diventa di fatto proprietà dei cosiddetti finanziatori. I debiti a medio lungo termine dovrebbero prevalere rispetto ai debiti a breve per evitare che ci siano delle tensioni finanziarie. I debiti a breve devono comunque essere più o meno simili all'attivo circolante, proprio per evitare che il ciclo monetario diventi negativo. Una volta quindi effettuato il preventivo tecnico, si assembla il conto economico previsionale, si trova, come abbiamo visto, il ciclo monetario con anche la divisione dei costi da monetari a non monetari, si utilizzano quindi i costi monetari dividendoli per il coefficiente di rotazione oppure il tasso o la velocità di rinnovo allo stesso, diciamo così, significato, quindi la velocità di rinnovo del processo produttivo che ho trovato, quindi dividendo l'anno per il ciclo monetario. E da qui ho effettuato il mio preventivo finanziario iniziale. Vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a iscrivervi al canale YouTube dell'Associazione Europea dell'Educazione Economica. Alla prossima!